Allora, facciamo questo contenuto per rispondere ad alcune critiche, alcune, Alcune. parecchie critiche che sono arrivate nei nostri confronti, non direttamente, No, siete dei pezzi per di la un Roma, sei un certo, pezzo, esatto, ovviamente. per l'atteggiamento della Roma, per come alla fine abbiamo pareggiato la partita e vogliamo, diciamo, Analizzare. dire anche la nostra in Certo, merito. Quello che ovviamente. state dicendo tu. Aspetta, salutiamo prima, va. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Lasciate mi piace e supportate i nostri contenuti, è gratis, non vi costa niente. Iscrivetevi, attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche sul cellulare ogni volta che pubblichiamo qualcosa. Fatelo su tutti i canali YouTube che abbiamo, così siete sicuri che non vi perdete mai manco un nostro contenuto. Tutti i canali in descrizione o compariranno qui durante il video. Vergognatevi, avete vinto una partita, avete pareggiato Pareggiato, una magari partita vinto. in... Magari. Immagina se riuscivamo a buttare un'altra dentro, che cosa si poteva scatenare. Vabbè. Avete pareggiato una partita indegna che non meritavate minimamente di pareggiare. Ma dove volete andare? Nelle prime due del campionato pure ci avete avuto. Questo, sto riportando le parole che ci hanno detto. Anche nelle prime due partite ci avete avuto alla fine culo. Solo 1-0 contro due squadre. Una neopromossa e l'altra chi era? La La Salernitana. Salernitana, Una sì, così, Salernitana una è più colà, lì. 1-0, 1-0. Poi appena avete preso la prima squadra decente, vanno prese a pallonate. Non sapete manco voi come ci avete 7 punti e state in vetta alla classifica Momentaneamente. temporaneamente. Voglio allacciarmi anche al discorso, alla dichiarazione fatta da José Mourinho. Sì. Voglio commentare anche le sue Eh parole, sì, perché che secondo me sono... meritano una menzione. E praticamente si riflette Su quello che quello che è il poi. nostro Certo, pensiero. esatto. Allora, gli hanno detto: cosa vi siete detti con Allegri a fine partita? Non so se posso dire le parole esatte, sicura? Lo dica. Abbiamo avuto un culo nel primo tempo e nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più. Sotto sto punto di vista, siamo d'accordo, Sì. nel senso, siamo stati In fortunati. balia della Juventus, in sostanza, nel primo tempo. Ecco, però il gol del pareggio, ragazzi, non si può definire fortuito o No, fortunato. certo. Fa differenza dire avete avuto culo per aver pareggiato alla fine la partita e avete avuto culo per il gol del pareggio. Esatto. Il gol del pareggio No, è allora no. costruito, è il nostro punto di Il forza. gol del pareggio, come abbiamo già anche detto nel post partita, è arrivato grazie ad una cosa che ormai la Roma negli ultimi anni, specialmente Sta diventando un cavallo di battaglia, da un quando punto è di arrivato forza. Mourinho, è diventato il nostro punto di forza, ovvero Lì voglio le arrivare. palle inattive, cosa che negli anni precedenti, diciamocela tutta, non erano per No, niente anzi, un era il punto di nostro punto forza. debole in Si realtà. battevano angoli a ripetizione senza Non sfruttare entrava. minimamente un'occasione. Diciamo che dalla scorsa stagione invece questa tendenza sembra essersi un pochino Invertita invertita. con, non un pochino, tanto invertita Esattamente. completamente. Quindi di conseguenza possiamo dire che il gol arriva meritatamente perché sullo sviluppo di quell'azione siamo stati più bravi della Juventus, quindi li abbiamo presi in contropiede e abbiamo in contropiede non in senso proprio letterale che siamo partiti in Sì. contropiede. Non si aspettavano un'esecuzione del genere, la palla finisce in mezzo ad Abraham e pareggiamo 1-1. Però possiamo dire la stessa cosa anche per la Juventus, perché il gol la Juventus lo costruisce su un calcio da fermo. È Quindi, vero però che hanno creato per 70 ok, minuti va 100 più, benissimo. però la palla non è La palla entrata. non è entrata. Quindi, ragazzi, per quanto sia che noi ci abbiamo avuto culo, lo ammetto io stesso, lo ammette Mourinho stesso, che siamo stati fortunati nel primo tempo perché il passivo poteva essere molto più pesante. Però per lo Addirittura. stesso discorso per cui ci avete rotto il cazzo a noi nelle prime due partite, che creiamo e la palla non entra, fate per favore rompete il cazzo adesso alla Juventus che crea nel primo tempo contro la Roma e non segna. Capito? Sì, perché infatti è quello Cioè, poi, è lo alla stesso fine è discorso, lo stesso eh? identico Cioè, rompete il discorso. cazzo a noi, all'altri no. No, no, rompo il cazzo pure Sì, all'altro, non stai quello tranquillo, però, stai tranquillo che rompo il cazzo. e sono d'accordo, però vabbè. Certo, il problema, la personalità era diversa nel secondo tempo, gli hanno detto a Mourinho, no? Perché lui praticamente a fine primo tempo negli spogliatoi, dichiarazioni di Mourinho, ho detto che provavo vergogna per loro, tra virgolette, i calciatori, di essere il loro allenatore. Perché effettivamente, ragazzi, Primo nel tempo è primo stato tempo è stato brutto. veramente vergognoso. E ha Molto, molto aggiunto, il brutto. problema era perché nel secondo tempo...
No, certo, infatti la personalità era diversa nel secondo tempo e lui ha risposto: certo, il problema era perché nel secondo tempo e non nel primo non parliamo di tattica ma di atteggiamento, non possiamo arrivare qui con questo atteggiamento. Dicevo in panchina a Foti di pregare e di finire 1-0. Quello che dicevo Ho io detto anche. ai giocatori di Sì, scusa. approfittare della fortuna di oggi, la partita poteva essere chiusa nel primo tempo, qualche volta può essere dominato, ma devi gestire bene la partita e non abbiamo fatto neanche questo. È stata pura fortuna arrivare all'intervallo sull'1-0. Sì. Avevo una e siamo d'accordissimo, avevo una panchina con pochissime soluzioni offensive e la palla della possibilità Belotti e via dicendo che potrebbe arrivare e ok, non c'era Certo. Zaniolo, Wijnaldum pure, una cosa e un'altra, però io quello su cui mi voglio focalizzare è che È l'atteggiamento del primo tempo. alla fine tu il pareggio sei riuscito a farlo. Raga, se la Juve... ci sono dei meriti anche della Juventus, perché dal momento in cui noi ti pareggiamo la partita, tu comunque non sei riuscito a chiuderla nel primo tempo e Certo. non sei riuscito a fare un gol, un altro gol nel secondo tempo. Di conseguenza, raga, le partite non si vincono sul gioco perché io ho fatto l'87% di possesso palla, ti abbiamo Ho tirato dominato 24 quattro volte volte di nello più che specchio. te. Ragazzi, Il chi calcio non è vince? questo. Il calcio non So i è numeri. una gara a chi tira di più, a chi c'ha più possesso o a chi ce l'ha più lungo. Ragazzi, il calcio Esatto. non è questo, il calcio è E completamente un'altra Mourinho è un cosa. allenatore, ma poi detto dai tifosi della Juventus che c'hanno un allenatore che è pragmatico allo stesso identico modo. Perché quante volte vi è successo pure a voi? Sto discorso che fate a noi lo dovete fare anche autocritica a voi stessi quando tante volte con Allegri in panchina, non solo Allegri bis, ma anche Bello il precedentemente. Hortomuso Quante volte quando a favore vinci vostro è 1-0? bello. Capite il discorso? Quindi Certo. gli insulti rivolti con quel modo così di cattiveria per la frustrazione di non aver vinto una partita è mancanza di sportività. Non mi riferisco a tutti perché ovviamente c'è No, anche chi ha detto tantissimi certo. commenti positivi, tante persone che hanno detto alla fine meritavamo noi e siamo i primi ad ammetterlo, però la partita è finita sul punteggio di 1-1. Certo. Mi è mancato di fare quel qualcosa in più per vincerla. L'avesse vinta la Juventus, avresti detto qualcosa tu per quello che hai visto per 70 minuti? No, anzi, io mi Assolutamente stavo a no. cagare sotto perché dopo che avevamo pareggiato, di Ma comunque se ce lo fanno, guarda che ce fanno il guarda che secondo. ce lo fanno. Invece alla fine ce l'avete fatto. Però ecco, questo è il discorso, ragazzi. Criticate, ma fate anche autocritica. È questa la chiave per capire esattamente Sì, più che perché altro non si può per ragionare per lo stesso discorso, non si può ragionare in due maniere avere. È diverse, quello che ho raga. detto io prima, esattamente lo stesso tipo di discorso, ma soprattutto se tu ti fossilizzi solamente su un ragionamento, solamente su un tipo di ragionamento, perdi un pochino il senso di tutto il quadro generale della partita che si è svolta. Perché se tu dici sì, ok, abbiamo dominato, ma poi avete pareggiato a culo, ok, ma c'è un motivo per cui avete dominato e ci avete fatto solo un gol, tra l'altro, sul calcio da fermo. Che poi è quello che abbiamo fatto noi, come dicevi tu all'inizio, nelle partite precedenti a questa della Juventus. Assolutamente, Eh? quindi come noi siamo Siamo stati posti. aspramente criticati perché Come comunque noi se ci crei tanto e siamo. non segni è un problema. Ma come noi ci siamo posti il problema di pensare, cavolo, abbiamo tirato in due partite più o meno 60 volte, non tutte nello specchio, però comunque 30 tiri una 30 partita e e 30 e 30 fai due un'altra, gol? e Che fai solo due problema. gol. L'abbiamo ammesso noi stessi di avere un problema realizzativo lì davanti. Anche in questa partita, obiettivamente, proprio completamente rovescio di quelle altre due partite. Perché se hai tirato 60 volte e fai due gol, stasera fai tre tiri nello specchio e la palla entra una Oggi volta. hai fatto un tiro, manco tre. No, no, le Due tiri statistiche parlano tre scoreggiati. tiri nello specchio. Però, al di là di Oggi hai fatto un questo, tiro, un gol. esatto. Però l'occasione, quella concreta, è un tiro, un gol. Quindi, noi abbiamo completamente invertito La la tendenza. tendenza. Speriamo che sia da una parte che dall'altra, perché al momento il mio modo de, è il mio motto. Alla terza giornata ancora ci sono dei problemi da risolvere. Il mercato è ancora aperto, le squadre possono ancora sistemare le loro rose, possono ancora incrementare il loro tasso tecnico, eccetera, eccetera. Però alla terza giornata comincia a dire: la Juve è così, non va bene, la Roma è così, de qua e de là, l'Inter così, la Lazio colì, il Milan de sotto, de sopra. Secondo Diamo me è tempo a tutte le ancora squadre. un pochino presto. Vi leggo, chiudo con una dichiarazione d'Allegri che mi ha fatto riflettere e che Sì. dovrebbe far riflettere anche voi, Esatto, che è perché il in realtà sunto. è il sunto di quello che stai dicendo anche È il te. sunto, Ha esattamente. detto il calcio l'ha inventato il diavolo. Noi nelle tre partite abbiamo rischiato molto di più col Sassuolo, dove abbiamo vinto 3-0, Esatto. dove il Sassuolo ha creato Il tantissimo. calcio non si spiega, si Se gioca. gioca, cioè.
Partite in cui potevi dianne 3 e vincere 3 a 0, e partite in cui potevi vincere 3 a 0 e finisce 1 a 1. Esatto. Questo è, ragazzi, quindi. La partita che sulla carta di giù è finita 3 a 0, ammazza, questi non gli erano parlando. Ma guarda, invece. La partita soffertissima, perlomeno per la prima mezz'ora, fin quando la Juventus non ha segnato con Di Maria. Ma guarda pure il City, guarda pure il City che col Crystal Palace perdeva 2 a 0 con 2 tiri, 2 gol. 4 a 2. Nel secondo tempo, ragazzi, poi là è entrato in gioco che hanno messo in pratica le tante occasioni, hanno buttate dentro. Ragazzi, però, ecco. Il calcio è questo, ci vuole pazienza e soprattutto sportività quando serve, da una parte e dall'altra. Senza insultare, perché sempre, non c'entriamo niente poi, perché non c'entriamo sportiva. Se noi venite all'Olimpico e vincete a culo, a parti invertite, non veniamo ad insultarvi sotto, cioè... È brutta come cosa, no? Uno ci rimane pure un po' male perché dice: ma che è tutta sta cattiveria, tutta sta frustrazione? Noi stiamo a fare la partita nostra. E vi è capitato tante volte pure a voi. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali. Social in descrizione e contenuti consigliati. Alla prossima, ragazzi, con un nuovo video. Ciao.